è la radio dei lecchesi e del nostro territorio. Lecco FM Visual Radio Station. La radio che ascolti, che vedi e che tocchi. L'informazione di Lecco FM. Ben ritrovati da Luca Cereda con una nuova edizione di Lecco FM News, le notizie di Lecco FM. Apriamo questa edizione del giornale con la situazione della ditta Valmadrerese Husqvarna, che continua a tenere banco. Husqvarna infatti conferma purtroppo i licenziamenti, anche se spuntano due possibili compratori. Nell'incontro fra i referenti di Husqvarna e i sindacati di questa mattina in Confindustria, il gruppo svedese ha confermato gli esuberi di 80 dipendenti sul totale di 102 lavoratori impegnati nel sito di Valmadrera. La procedura di licenziamento collettivo si aprirà proprio questo giovedì. Il sostegno dei lavoratori in questa fase sarà però richiesta la cassa integrazione straordinaria. In un contesto di grave incertezza per il futuro dei lavoratori, assume un valore quantomeno positivo l'annuncio dei referenti di Husqvarna di due interessamenti per la vendita dell'attività valmadrerese. E cambiamo argomento e passiamo alla Valsassina. Al Pioverna si mangia sempre di più la ciclabile lungo l'Adda. La bella stagione è iniziata, ma la ciclabile della Valsassina resta ancora interrotta in località Prima Luna. Chiusa lo scorso autunno a seguito dell'erosione degli argini causata dal torrente Pioverna, la ciclabile resta ancora inutilizzabile fra il malcontento degli utenti, cittadini e turisti. E proprio nei mesi scorsi Regione Lombardia aveva annunciato lo stanziamento di 250.000 euro per il ripristino e il consolidamento degli argini del Pioverna nel comune di Prima Luna, ma se i soldi ci sono non è ancora chiaro quando inizieranno i lavori che porteranno alla riapertura della ciclabile. Nel frattempo però, per permettere ai valsassinesi non solo di utilizzare la ciclabile, il comune di Prima Luna si farà carico della realizzazione di una variante per bypassare il tratto chiuso della pista, anche se non sono ancora certe le tempistiche in attesa dell'intervento risolutivo. E passiamo allo sport. È stato un weekend ricco di emozioni sportive, quello che si è appena conchiuso, anche se in chiave dolciamara. Si è svolta infatti la Sky Race più attesa dell'anno, la Rese Gap, giunta alla sua 10ª edizione. Quest'anno sono stati 1250 gli atleti al nastro di partenza di sabato 1 giugno, ma meno di 1000 quelli giunti al traguardo nel tempo massimo previsto di 6 ore, affrontando gli oltre 1800 metri di dislivello in ascesa e in discesa. Il titolo della 10ª edizione va a Martin De Matteis, il fortissimo atleta piemontese. È stato il primo ad arrivare in piazza Cermenati dopo 2 ore e 13 minuti. Tra le donne, medaglia d'oro la bergamasca Daniela Rota con il tempo di 2 ore 51 minuti e 36 secondi. Non è andata invece così bene per la squadra del capoluogo lariano, che ha giocato ieri la finale di Pol Scudetto di Serie D a Perugia. Partita sfortunata quella dei blu celesti, che opposti all'Avellino dominano la partita per più di un'ora, vanno in vantaggio con Capogna al termine di una splendida azione corale, ma vengono raggiunti dopo pochi minuti. Così alla lotteria dei rigori il Lecco ne sbaglia 4 e non arriva neanche a tirare il quinto, regalando un ormai insperato successo agli irpini. E continuate a seguire l'Eco FM in diretta e sui nostri canali social per restare sempre aggiornati. Da Luca Cereda è tutto, appuntamento alla prossima edizione di l'Eco FM News. L'informazione